Grazie Presidente. Con questa interrogazione chiediamo al Governo quali passi intende fare per risolvere il problema che ha creato. Oggi abbiamo, a causa prima del decreto antifrode e poi dell'articolo 28 del decreto sostegni ter, abbiamo migliaia di aziende che, tra l'altro ieri avevamo una manifestazione, le ho contate, riunite tra di loro, dovranno a breve pagare circa 1,5 miliardi di euro di tasse e a causa di questi provvedimenti messi in piedi dal governo non sapranno se poterli pagare o meno. Questo significa un danno per il bilancio pubblico, tra l'altro un sistema creato dal governo, una norma creata dal governo che non solo non risolve il problema delle eventuali truffe, che poi queste sono tutte da approfondire e un giorno sarebbe utile, Presidente, riuscire ad approfondirle in questa commissione. Con questa norma, visto che, come ci raccontano gli operatori del settore, la truffa avviene all'origine, quindi nel momento in cui già deve partire il cantiere non parte, creare una norma che mi blocca le cessioni successivamente non solo non va a risolvere il problema per il quale è stata scritta la norma, ovvero evitare le truffe, ma avete fatto una figuraccia davanti all'ufficio tecnico, ufficio parlamentare del bilancio del Senato, perché lo stesso ufficio tecnico, quindi non parliamo di parlamentari, non parliamo di parte politica, ma parliamo di tecnici come la Ragioneria Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vi hanno chiaramente detto: guardate, avete fatto una norma per cercare di recuperare gettito, avete fatto una norma che doveva servire ad evitare le truffe e quindi far arrivare più soldi all'interno delle casse o far rimanere più soldi all'interno delle casse pubbliche. Con questa norma, Poste, Cassa Depositi e Prestiti e molte aziende sulle quali bisognerebbe approfondire hanno bloccato la cessione del credito. Questo significa che molte di queste aziende non pagheranno quelle tasse che voi stessi, quindi il governo dei migliori che fa delle norme per niente migliori rispetto ad altri, quelle tasse che le aziende avrebbero dovuto pagare di IVA, IRPEF, tra l'altro c'è qualcuno che deve pagare l'INAIL, avrà problemi con il DURC, questo forse non l'avete calcolato, perché poi avranno un problema con il DURC e non potranno neanche lavorare, e questo tipo di impatto sarà maggiormente negativo rispetto all'incasso che avrete da queste norme, quindi una norma che non va al risultato e che crea un danno al bilancio pubblico. Come pensate di risolverla? Invito il rappresentante del governo a rispondere. Grazie Presidente. Il governo è perfettamente consapevole che la norma contenuta nell'articolo 28 del decreto sostegni ter sta creando dei problemi al mercato. Però il governo è altrettanto consapevole e il governo è qui anche perché questa stessa consapevolezza la acquisisca la Commissione, che siamo di fronte alla più grande frode mai perpetrata ai danni dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ci dà dei dati che sono sconcertanti. Su 35 miliardi di crediti ceduti per un totale di 5 milioni di operazioni, le procure della Repubblica sino ad oggi hanno sequestrato crediti per oltre 2 miliardi di euro ed è lecito attendersi sequestri per almeno altri 2 miliardi di euro. Nel primo semestre 2022 rischieremo di avere oltre il 10% dei crediti erogati nei primi 18 mesi di applicazione della norma per frodi ai danni dello Stato. Da vedere. Io non credo che si sia mai registrata una frode ai danni dello Stato di questo importo. Ora è ovvio che il governo non deve, non può e non vuole buttare il bambino con l'acqua sporca, per usare una metafora. Quindi è ovvio che il governo, consapevole dei gravissimi danni che alla collettività sta portando questo meccanismo di frodi, sta valutando tutte le opzioni per riattivare il sistema anche delle cessioni dei crediti, consapevoli però del fatto che il sequestro cautelare da parte delle procure dei crediti impedisce strutturalmente ai soggetti cessionari di riattivare immediatamente le piattaforme, perché il sequestro di un credito di 1, 100, 1000 euro solo Poste Italiane a crediti sequestrati per quasi un miliardo di euro, 400 milioni, rischia di bloccare i bilanci delle società, perché il credito sequestrato, l'imposta sequestrato, non può ovviamente essere scontato dalla società e ove dovesse all'esito del procedimento tradursi in confisca rischia di essere completamente perso, come poi fosse se è falso. Corsi di 5 anni di sconto dell'agevolazione rischierebbe di essere perso altrettanto.
Quindi il governo è perfettamente consapevole della portata del problema, sta ragionando in queste ore insieme agli intermediari, al sistema bancario, a Poste Italiane, a Cassa Depositi e Prestiti, per immaginare una soluzione del problema, ma la linea guida che sta informando la risoluzione di questo problema non è solo la riattivazione del mercato, è anche la riattivazione del mercato. Siamo perfettamente consapevoli che la riattivazione del mercato porta gettito, siamo perfettamente consapevoli che un mercato vivo, attivo e funzionante è sano per l'impresa, per lo Stato e per il gettito. Non c'è dubbio su questo, ma non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo accettare che ci sia un sistema di frodi ai danni dello Stato di queste dimensioni. Quindi tutto ciò che il governo sta facendo, e sono prossime iniziative per riattivare il sistema, sarà fatto nell'ottica di riattivare il sistema proteggendo lo Stato dalle frodi. Basta che riattiviamo il sistema. Consentitemi in chiusura la considerazione metagiuridica, lo Stato in ultima analisi siamo noi. Lo Stato sono le scuole dove vanno i nostri figli, lo Stato sono le strade dove camminiamo, sono gli ospedali dove ci curiamo, lo Stato non è verità, metagiuridica. Lo Stato siamo tutti noi. Proteggere lo Stato dalle frodi vuol dire proteggere tutti noi dalle frodi, dalla più grande frode mai perpetrata ai danni dello Stato. Grazie. Invito il collega Villarosa a replicare. Grazie Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatto per un semplice motivo. Uno, perché c'è un'ammissione comunque di colpa da parte del governo di aver fatto una norma che ha creato dei problemi al mercato. È vero, si dice si voleva risolvere il problema delle truffe, ma è stata scritta male, non ha risolto il problema delle truffe, ha solo ed esclusivamente bloccato. Ripeto che l'indagine va anche fatta sui vostri, sulle aziende che partecipate, caro sottosegretario. Il Ministero Economia e Finanze partecipa sia in Cassa Depositi e Prestiti sia in Poste. Ora mi dovete dire, visto che la parte principale della norma, della truffa, è come vi spiegavo prima all'origine, non parte neanche il cantiere, vengono prese firme da parte dei cittadini e poi viene richiesta la monetizzazione e la cessione del credito d'imposta. Poste, Cassa Depositi e Prestiti, che cosa chiedevano? Quale documento chiedevano alle aziende prima di prendere crediti d'imposta? Io vorrei che prima di fare una norma andaste a verificare quello che stava accadendo in queste aziende che voi stessi partecipate, perché mi è stato detto dagli operatori che Poste non chiedeva ad esempio nessun tipo di documentazione per ricevere questi crediti d'imposta. Quando si chiede anche il gruppo sanguigno o l'analisi del sangue a un cittadino per avere un mutuo, poi per un prodotto di questo genere non viene chiesto nessun documento e poi si arriva ad avere delle truffe da 2 miliardi di euro. Quindi fate una norma per buona, parlate con gli operatori del settore, cercate di capire cosa non è andato già bene con le norme di adesso, perché secondo me basterebbe cancellare l'articolo 28, ripristinare il superbonus così com'era e mettere dei maggiori controlli all'entrata, all'inizio. Mi sembra lo stesso gioco fatto con i mutui subprime nel 2008, che le aziende acquistavano, tanto sapevano di poter cartolarizzare e rivendere a qualcun altro e poi il problema sarebbe scaricato più in là. Sembra la stessa identica cosa, prendo uno strumento senza verificare cosa c'è dietro, tanto poi lo venderò a un altro, lo venderà a un altro, lo venderà a un altro e poi scoppierà il bubbone nel bilancio pubblico dello Stato. Quindi parzialmente soddisfatto, c'è un mea culpa, ma voglio vedere la norma e voglio vedere i tempi.